Il secondo commento più popolare che si trova su YouTube è quello della musica nei video. Come trovare la musica nei video? In questo video vi mostrerò come risolvere definitivamente il problema e trovare nel 99% dei casi tutte le musiche. La prima cosa che dovete fare è guardare la descrizione. È infatti lì che trovate tutte le informazioni sul video e sullo YouTuber, anche le musiche utilizzate. Molte persone non guardano la descrizione, ma se lo facessero risolverebbero all'istante il 90% dei loro problemi. YouTube stesso, se la musica sta violando il copyright, ve la segnala automaticamente lasciandovi il link iTunes o per ascoltarla su Spotify e YouTube Premium. Se in descrizione non trovate nulla, guardate alla fine del video. Soprattutto per i video più vecchi, c'è l'abitudine a creare dei titoli di coda, dove spesso ci sono i titoli delle canzoni utilizzate. Se non trovate nulla né in descrizione né nei titoli di coda, la prima cosa da fare è andare nei commenti e vedere se lì qualcuno ha trovato la canzone. A volte i video possono avere migliaia di commenti e cercare uno per uno può essere difficile. Per questo vi basta utilizzare la combinazione di comandi Ctrl ed F. Potrete a quel punto inserire la parola chiave musica o song, a seconda della lingua, e inizierete a vedere uno per uno tutti i commenti che hanno quel termine. Se neanche nei commenti trovate nulla, vi basterà ascoltare la canzone. Infatti, utilizzando poche parole, potrete cercarla su Google, utilizzando parole chiave come music o lyrics o song, e più parole mettete, più Google potrà facilmente trovare la canzone. Google è estremamente bravo a trovare le canzoni basandosi sul testo, quindi questo metodo riuscirà a risolvere quasi tutti i casi mancanti. Ma mettiamo caso che vi trovate davanti un video che non mette in descrizione né nei titoli di coda la musica stessa è senza parole, oppure le parole sono incomprensibili, non ha senso scrivere su Google canzone che fa na 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 du di da da da, perché proprio vi vengono da creare la vita. A quel punto utilizzate un programma di identificazione vocale e musicale. Il più noto è Shazam. Non sono stato sponsorizzato, non c'è bisogno di dirlo. Si scarica, si attiva, si mette il cellulare davanti alle casse, ascoltando per alcuni secondi. Shazam trova molte canzoni che sono altrimenti introvabili. Ci sono però anche altre app e siti come Midomi, Aha Music e Audentify che fanno la stessa cosa, ma da sito o da estensione del browser, anche se non posso testificare per le loro capacità. E nel futuro le cose miglioreranno, dato che stanno venendo sviluppati programmi che potranno riconoscere le cadenze musicali basandosi su algoritmi matematici, il che significa che potrete canticchiare al telefono il motivetto e il programma, confrontandolo con i database, troverà la musica che gli somiglia di più. Simili programmi per ora sono altamente sperimentali e non funzionano quasi mai. Un difetto però è che la musica deve essere perfetta, non ci devono essere suoni, parole di sopra che disturbano il programma. E allora, se trovate un video che non mette il nome della musica in descrizione o nei titoli di coda, che non ha testo o che non si capisce e i programmi non vi dicono nulla, ci sono ancora tre cose che potete fare. La prima è andare su Twitter e inserire l'ID del video, attenzione non l'URL del video, nella barra di ricerca di Twitter. A quel punto vedrete tutti i tweet che hanno condiviso quel video da YouTube e potrete comodamente vedere se qualcuno di loro conosce o ha scritto la musica. La seconda cosa che potete fare è controllare due cosine che sono molto utili. La prima è controllare nelle librerie in Creative Commons, royalty free e pubblico dominio. Si tratta di musiche che sono prive di copyright, quindi spesso utilizzate dagli YouTuber, molto spesso, nei loro video, e sono molto popolari, utilizzatissime, e quindi è probabile che si parli di queste. Fatevi un giro e scoprirete che probabilmente si parlava di queste. Quali sono? Cercate nella YouTube Library le musiche di Kevin MacLeod, le musiche di Miu, Y e 2 U, e quelle di Ross Budgen, scritto Budgen. Se c'è musica e non è scritta nella descrizione, è probabile che appartenga a uno di questi tre. La seconda cosina utile che potete fare è cercare quei video YouTube intitolati Famous Songs You've Heard But You Don't Know The Name o titoli simili. Insomma, sono video che elencano tante canzoni e musiche molto famose, motivetti che sentite spesso anche nelle pubblicità, per esempio, ma di cui non vi hanno mai detto il titolo. Si tratta in gran parte di musica classica, ma ci sono parecchi pezzi moderni e vi può essere utile. Io ci ho trovato un paio di musiche così. Se neanche questo vi ha aiutato, dobbiamo ricorrere alle maniere forti. Copiate il link del video e incollatelo su siti come MP3 Converter Online, che vi permettono di scaricare solo l'audio del video, in formato MP3 appunto. A quel punto andate nei vari siti come Midomi o AudioTag e molti altri. Lì potrete caricare l'audio che avete appena scaricato e lui cercherà la musica direttamente dal file, senza che sia filtrata dalla qualità del microfono, nel database. Ricordatevi che scaricare canzoni è illegale e non permette all'autore di monetizzare, quindi fatelo solo in via momentanea per trovare in questo metodo, per poi cancellare il file, che comunque non è la vera canzone.
Infine, se nulla di tutto questo vi ha aiutato, allora è il momento di chiedere allo youtuber, facendo un commento in cui gli chiedete che musica hai messo qui. Se lo youtuber non ha messo la musica per errore, state certi che vi risponderà. Ipoteticamente, nel futuro riusciremo a sviluppare programmi intelligenti a cui potremo semplicemente dire «Trova la canzone che sento in sottofondo in questo video» e non avremo più questi problemi. Mi rendo conto che questo è un video un po' diverso dal solito, ma spero di avervi aiutato a risolvere un problema quotidiano che, soprattutto per chi ha vissuto come me gli inizi di YouTube quando ancora c'erano le stelline, è sempre stato fonte di non poche noie. Il video è rallentabile dalla rotellina. Se questo video ti è piaciuto ti invito a mettere mi piace, ad iscriverti al canale e a visitare la pagina Facebook, il canale Telegram, il profilo Twitter, la pagina TP, Patreon europeo, se vuoi donare per sostenere il canale, il profilo Instagram e anche il mio profilo Wattpad dove scrivo storie. Trovate tutto in descrizione. Inoltre, se questa rubrica ti piace, aiuta a sostenerla condividendo questo video e scrivendo qua sotto i tuoi pensieri. Ringrazio i miei Patrons e ci vediamo al prossimo video.